Una bottiglia di fiano a 3,30 euro. Incredibile, ma purtroppo vero. È la gara per 30.000 litri del grande bianco avellinese che la Svezia, attraverso il proprio monopolio a cui è affidata la commercializzazione degli alcolici, ha lanciato a partire dai prezzi medi di mercato. Alcuni mesi fa era stata la volta della Finlandia, che ha etichettato come greco di tufo vino fornito da un imbottigliatore del Trentino. Sono campanelli d'allarme che nel frattempo passano sotto silenzio per l'immagine dei vitigni, quelli irpini apprezzati in tutto il mondo ma poco tutelati da vendite senza controllo di partite di greco di tufo, venduto sfuso e poi imbottigliato in altre regioni. Piero Mastro Berardino, presidente nazionale di Grandi Marchi, il cui radici Taurasi, Doc G, Riserva, è stato considerato il quinto vino rosso del mondo da Wine Spectator, censura quelle che definisce scelte scellerate di operatori senza visione né scrupoli. Io già da 2 anni che sto dando dei segnali in quanto la nostra filiera irpina, che è sempre più variegata e popolata di soggetti che hanno orientamenti differenti, in alcuni suoi player sta cercando di giocare una partita che non è molto adatta al nostro territorio, perché noi non siamo un territorio che riesce a fare produzione su vasta scala e a costi bassi, e quindi non siamo competitivi su quel canale. Nel momento in cui si percorre quella strada e si dà la percezione che i nostri prodotti possano scendere come diciamo valore medio, questo apre un fronte che a mio avviso non fa bene a nessuno, perché poi penalizza, purtroppo penalizza diciamo la remunerazione degli investimenti nella nostra filiera. Quindi il mio messaggio è solo di essere attenti ad evitare diciamo di accettare troppi compromessi sul fronte della valorizzazione. Stiamo lavorando per far percepire qual è il giusto posizionamento dei vini di Irpinia. Dispiace che non tutti comprendano questa cosa.